stato già detto precedentemente, che qualsiasi dono ci viene fatto, non so se ecco già ci sta, e quindi custodire la vita è un bene inestimabile, per cui ognuno di noi è tenuto a tutelarlo, a custodirlo, quando meglio è possibile, perché in effetti ci sono dei filosofi, ci sono stati dei filosofi che hanno detto tanto sulla vita, però la vita è un bene inestimabile e come tale va custodita, attraverso stili di vita. Noi non dobbiamo pensare lo stile di vita di un solo comportamento, lo stile di vita è l'insieme di tanti comportamenti, il fatto di non fumare, il fatto di non usare sostanze stupefacenti, il fatto di non bere alcol, il fatto di fare attività fisica, di osservare un po' di alimentazione quotidianamente, questo è uno stile di vita. Quindi una persona può dire che osserva uno stile di vita quando osserva tutte queste caratteristiche. Per cui l'attività motoria è uno stile di vita e tale deve essere fatta. La successiva. Per cui in effetti l'attività motoria insieme ad altri stili di vita ci dà la possibilità di curare e star bene in salute, cioè nel senso che noi, cortesemente l'altro si può prendere l'altro, quindi in effetti lo stato di raggiungere uno stato di equilibrio psicofisico, sociale, in modo tale da poter star bene in salute. Quindi in effetti l'attività motoria, l'alimentazione, gli stili di vita ci consentono di fare questo. Per cui l'attività fisica è salute. Una delle maggiori associazioni americane per quanto riguarda che studia la salute, che studia lo stato di benessere degli individui, ha messo in luce che la mortalità globale di chi svolge attività fisica è dimezzata nei confronti dell'attività sedentaria, cioè di colui quale non fa attività fisica. Per cui lo sport e le attività fisiche possono ridurre, diciamo, l'esposizione a fattori di rischio con delle malattie, certo, attraverso la prevenzione primaria, oppure coadiuvare nella diagnosi precoce di una patologia, per esempio se noi facciamo delle indagini basilari, un elettrocardiogramma, una spirometria, una visita clinica o generale, noi possiamo fare prevenzione secondaria e quindi andare a mettere in evidenza delle patologie. E in più fare una prevenzione terziaria che migliora il decorso della malattia. Se noi somministriamo un'attività fisica, un esercizio fisico a soggetti che fanno, che hanno delle patologie, miglioriamo la loro situazione di vita. Per cui il movimento deve essere considerato un perfetto stile di vita. Quindi puoi andare avanti, ti ringrazio. Per cui l'esercizio fisico è salute. E questo interviene il mio compito, cioè il compito di medico specialista in medicina dello sport, cioè quello di somministrare l'esercizio fisico, prescrivere l'esercizio fisico, perché in effetti induce, attraverso la tutela sanitaria delle attività sportive, chiunque fa sport deve essere sottoposto ad un'indagine medico sportiva per poter mettere in luce dei problemi di natura cardiologica, vascolare, spirometrica, eccetera. Valuta la funzione dell'atleta, una cosa importante, una lotta al doping e prevenzione delle patologie da sovraccarico. La successiva. Per cui la medicina dello sport corregge i fattori di rischio cardiovascolare sopportati in diverse patologie. Per cui lo sport è salute. Quindi non è il binomio famoso sport e salute, ma lo sport è salute, perché in effetti promuove la salute, mantiene la salute e recupera la salute. Cioè, negli atleti quali svolgono attività sportiva, lo sport è anche un modo per riabilitare e recuperare il successo. E questi sono, diciamo, a questo punto dice, voi prescrivete l'esercizio fisico, ma noi come dobbiamo fare l'esercizio fisico? Per mantenerci in salute. Per cui dobbiamo dividere attività leggera, attività moderata e attività intensa. Chiaramente ci sono diversi livelli di attività sportiva, per cui ognuno di noi deve fare un determinato livello di attività sportiva. Ma l'importante, la precedente scusa, l'importante è quello di osservare questi 30 minuti quotidiani di attività sportiva. Non deve essere uno sport agonistico, ma deve essere in movimento da poter fare in qualsiasi posto, in qualsiasi luogo, al chiuso, all'aperto. L'importante è che sono 30 minuti, la successiva. A differenza invece della sindrome ipocinetica, cioè in effetti della mancata attività sportiva, noi possiamo avere l'aumento del rischio di mortalità, infatti aumenta la mortalità dal 20 al 30% rispetto alla popolazione attiva e questa è stata vista in numerosi studi scientifici. Per cui noi abbiamo lo sport, l'attività sportiva come la somministrazione di un farmaco, per cui aumentando la dose abbiamo un aumento della
una risposta della salute. Poi noi, se trattiamo bene questo nostro fisico, riusciamo a custodire meglio questa nostra vita, vai avanti. Infatti è stato dimostrato scientificamente che numerosissime patologie sono supportate, migliorano con l'attività sportiva, per esempio il diabete. Qualsiasi persona, voi avete nonni, parenti, genitori sicuramente, che avranno di queste patologie banali, suggeriamo attività sportiva. Ancora un'altra, chiedo scusa un poco prima, che qui non si vede purtroppo, come non ve lo dico io, cioè in effetti addirittura con l'attività sportiva noi possiamo avere una riduzione di patologie neoplastiche, cioè stiamo parlando di tumori di cancro, che è una malattia oggi attualmente sviluppatissima, per cui noi possiamo prevenire attraverso l'attività fisica le malattie neoplastiche. Ancora andiamo avanti. Le malattie quando riguarda le cardiopatie, le ischemie, malattie cardiovascolari, attraverso l'attività fisica, lo sappiamo bene, fare attività di lunga durata fa bene a quello che è il cuore. La successiva, ci siamo quasi alla fine. Come agisce lo sport, l'attività fisica su questi elementi? Aumenta la flessibilità motoria, aumenta l'efficienza contrattile, la tolleranza allo sforzo fisico, quindi questi sono tutti fattori positivi. Abbiamo anche una riduzione del rischio dell'osteoporosi, della donna attualmente, voi sapete bene che c'è osteoporosi, per cui l'attività fisica aiuta. La successiva, aumentiamo il metabolismo basale, riduciamo il colesterolo, quindi che sappiamo che va a otturare le arterie. Successiva. Ma ci sono delle raccomandazioni, l'attività fisica deve essere differente, quindi non può essere uguale per tutti quanti, non può essere schematizzata, ma deve essere differente per carico, per durata di impegno e a secondo dell'età. Attività anche a bassa intensità, attività regolare e frequente, almeno 30 minuti al giorno. Successiva, diceva un medico della vecchia Grecia, un povero del 460, se potessimo dare a ognuno di noi la giusta quantità di nutrimento, di esercizio fisico, né troppo né poco, avremmo trovato la giusta strada della salute. Questo nel 460 avanti Cristo. Successivo, dai ancora avanti. Per cui evitare stili di vita che possono condurre in queste condizioni. La successiva, abbiamo impiegato 2000 anni per passare dalla posizione eretta, cioè seduta, chiedo scusa, alla posizione eretta, ci stiamo sedendo nuovamente, per cui dobbiamo muoverci per la salute, muoviti, l'ultima, evitare cattivi stili di vita, essere giovani anche a questa età. Grazie. Grazie davvero per aver fatto capire a tutti noi quanto sia importante al giorno d'oggi l'attività di una pratica sportiva per custodire questo bene così prezioso che il Signore ci ha donato, quale appunto la vita. E a proposito